sono 12.618 avvistamenti descritti nel progetto Blue Book, di cui 7 su 701 la commissione non esprime nessun parere, ma il risultato finale è che dopo 18 anni di commissione per stabilire se quella cosa lì è un UFO o no, 18 anni, non si raggiunge nessun risultato. Ma non si può mica dire al mass media non si è raggiunto nessun risultato. Allora gli si dice, guardate, la commissione si è riunita, abbiamo lavorato per 18 anni, quindi siamo stati dei ganzi perché abbiamo lavorato un sacco, abbiamo esaminato ben 12.000 passacasi, quindi siamo dei ganzi perché abbiamo lavorato su una grande quantità di testimonianze. Ci si è provato a dire che erano gli alieni? No, purtroppo non sono gli alieni, sono tutti fenomeni naturali. Sì, è vero che ce ne sono 701 che non erano spiegabili, nemmeno con l'effetto trippa. L'effetto trippa, the trippa effect, è un effetto scientifico. Sapete che la trippa si allarga, si allunga, si accorge, ci fai entrare dentro tutti i dati che vuoi, oppure no? Neanche con quel sistema di rielaborazione dei dati, 701 casi non sono spiegabili. Porca puttana, non vi preoccupate, dice la commissione. Li spiegheremo sicuramente quando la nostra scienza avrà trovato un sistema migliore per spiegarli, ma state tranquilli perché sicuramente sono fenomeni di tipo naturale. Quello che succede è che questa comunicazione non tranquillizza minimamente gli americani. Perché? Certo, si potevano tranquillizzare gli americani l'opinione pubblica mondiale se non fosse successo più niente, ma gli UFO continuano a mostrarsi in tutte le forme, in tutte le salse, in tutti i film, in tutti i video, in tutte le telecamerine mobili, in tutti i telefonini, ora ci sono anche i telefonini. E allora, a questo punto qualcuno pensa che la commissione non ha fatto proprio un buon lavoro. Anzi, la commissione era una commissione militare. Vuoi vedere che i militari hanno qualcosa da nascondere? Sai cosa si deve fare? Bisogna fare una commissione non militare. Ecco, la commissione non militare è la commissione Condon. Condon, vedete, Condon è un fisico, in realtà parte tutto da questo UFO project dell'Università del Colorado. Condon è un astrofisico ed è anche un filosofo, però la commissione che lavorerà ancora su casi tecnici, su testimonianze vere, non accontenta nessuno. Sì, perché alla fine dello studio si dice che gli UFO non ci sono, gli alieni non esistono, anzi, gli alieni sono dentro di voi, nel senso che sono dentro il vostro cervello, cioè sono un problema psicologico. In che senso? Certo, voi non avete visto un alieno, non avete visto un UFO, non avete visto una macchina volante, voi siete una generazione che viene dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei vostri valori sono stati minati dalle radici, ci sono i buoni, ci sono i cattivi, non andava tutto bene come credevate all'inizio, e allora gli esseri umani americani credono in nuovi valori, cercano nuove religioni, cercano nuovi punti di riferimento e si sono creati la religione dell'alieno buono, l'alieno che scende come un deus ex machina dei greci, si apre la conchiglia ed esce Venere, invece qui si apre il disco volante ed esce Astra Sheran, il capo della flotta spaziale. Chiaramente è un bisogno inconscio, del vostro inconscio, dice la commissione agli americani. È chiaro che il problema ufologico non esiste, è una necessità psicologica interna, gli UFO sono dentro di voi. Ma scusate, la vogliamo vedere meglio da un altro punto di vista questa cosa? Guarda un po' chi c'è che partecipa alla commissione Condon. Ci sono questi signori che sono Edward Condon, filosofo e fisico. Ganzo, perché il filosofo e un fisico insieme fanno una bella cosa, perché il filosofo, la filosofia e la fisica vanno molto a braccetto tra di loro. Lowe è un filosofo, poi c'è un astrofisico, Roach, poi c'è Cook, che è uno psicologo e un filosofo, poi c'è Saunders, che è uno psicologo, poi c'è Wertheimer, che è un altro astrofisico, poi c'è un Rush, poverino, un meteorologo, almeno un meteorologo, Hartmann, che è un astronomo, un altro Schuller, che è un altro astronomo, e poi c'è Lee, psicologo, Ryan, psichiatra, Scott, psicologo, Wadsworth, psicologo. Oh, guarda! In questa commissione ci sono tutti psicologi, psichiatri, psicanalisti, filosofi. Poverino, Condon fa anche il fisico.
E poi c'è anche quest'altro che fa il meteorologo. Non vi viene il dubbio che la commissione sia stata fatta ad hoc per dire che chiaramente è un problema psicotico il problema ufologico e che quando non è un problema psicotico è un problema meteorologico? Strano! O dove stanno i chimici? Dove stanno gli scienziati della scienza galileiana? Non ci sono qui dentro. Vuoi vedere che la commissione è stata fatta apposta per fregarti la seconda volta? Te viene il sospetto. E a qualcuno gli è venuto il sospetto. E allora? Allora va bene, bisogna creare un'altra, un altro punto di vista. È vero, sì, forse la commissione era un po' viziata nel suo interno, però c'è un'altra possibilità. Gli UFO sono armi segrete tedesche. Ecco che nasce, negli anni 60-70, l'idea di poter dimostrare che gli UFO non sono alieni. E guardate che da questo punto di vista abbiamo già cominciato a capire negli anni 70 che c'è qualcosa dentro questa comunicazione che viene recepita a livello inconscio in questo modo. Qualsiasi cosa va bene, basta che non sono gli alieni. Sembra, lo percepisci che è così. Cosa dice? In Italia, per esempio, c'è questo scrittore Renato Vesco, quindi ho riportato due dei libri di Vesco. Vesco è un giornalista specializzato, oggi si direbbe in aeronautica, aerospaziale diremmo oggi. Renato Vesco scrive tre libri importanti con la Mursia, editrice, ora qui ne vediamo solamente due più importanti, Operazione Plenilunio e poi Intercettateli senza sparare, che è il suo best seller. Voi leggete questi libri e cosa trovate? Trovate che in realtà gli UFO sono armi segrete americane, che in realtà gli americani avrebbero costruito partendo da modelli che i tedeschi avevano elaborato durante l'ultima guerra, soprattutto una V3, chiamiamola così, un'arma da rappresaglia numero 3, un turboproietto, un oggetto tutt'ala, tutto tondo, e cerca di dare testimonianze di questo nei suoi libri. Non solo, ti dice anche che gli americani, con questi oggetti volanti non identificati, sarebbero anche finiti sulla Luna, non te l'hanno detto a te, però sarebbero finiti sulla Luna con queste tecnologie in parte sviluppate dai tedeschi. Qui riprende anche un po' l'idea del colonnello Corso. Colonnello Corso, che è stato un personaggio molto importante dell'ufologia ultima, prima di morire a 82 anni e passa, il colonnello Corso sosteneva che gli americani con tecnologie di un certo tipo erano già stati sulla Luna. Corso è, non è un pazzo, è stato il braccio destro del generale Trudeau e il consulente militare della Casa Bianca di tre presidenti. Non è uno che si sveglia la mattina e dice delle cose strane. Ma guardate che dietro a questa informazione c'è un'altra informazione. Te cosa capiresti leggendo questi titoli? Capiresti, stai tranquillo, non ci sono gli alieni. Gli oggetti volanti non identificati sono armi segrete. E sono segrete e sono legate alla nostra tecnologia. Noi siamo andati già sulla Luna, non ve lo diciamo per non farvi paura, non ve lo diciamo perché la cosa vi potrebbe scombussolare psicologicamente. Tutto sotto controllo, state tranquilli. Il problema sia anche in Italia. Ancora Coppetti dice, sono armi segrete. Coppetti è un giornalista, 1979, stiamo andando verso gli anni 80, sono armi segrete, saranno i russi, saranno gli americani, sono armi segrete, non vi preoccupate. Come non vi preoccupate? Sono armi segrete e non te devi preoccupare. Cioè, capisci che c'è qualche cosa nella comunicazione che non torna. Viene fatto notare sia a Renato Vesco che a Coppetti, viene fatto notare che le dichiarazioni dell'allora presidente della Central Intelligence Agency americano aveva in una intervista su un giornale popolare dichiarato che un segreto militare non può durare più di 24 giorni. Dal 47 al 1979, qui ancora si era nel segreto più totale, non si era ancora capito che cos'era un UFO. E l'idea che dietro questa informazione si vuole dare è che l'UFO può essere qualsiasi cosa, però dai, non parlate di alieni perché questo ci incasina la vita. Questa è l'idea che ti danno, è un'idea iniziale.
Poi le cose cambieranno nel tempo, perché mano a mano che uno le sta...